Ciao a tutti ragazzi, oggi dobbiamo andare a finire l'Open Tour con il nostro Pro Leader, quindi con il nostro Van der Fosso. Abbiamo l'obiettivo di tentare di prendere qualche GPM in queste ultime due tappe con appunto il nostro Van der Fosso. Intanto vi chiedo scusa, oggi volevo mettere il secondo episodio del Pro Cycling, cioè di Pro Cycling Manager, la carriera manageriale con la Mitchelton. Purtroppo non sono riuscito a giocarmi le corse meno importanti che non voglio mettere a video perché sennò una stagione durerebbe tutto l'anno, insomma. Però vi dico già una cosa, le facciamo oggi in live, sempre intorno alle 5 su Twitch, canale sempre in descrizione. Quindi per chi vuole passare, insomma, sappiamo che andremo a giocare con la Mitchelton le corse meno importanti che non metteremo nel video. E ora però ci dobbiamo concentrare qua con il Pro Leader. Iniziamo subito con questa quarta tappa. Speriamo che Van der Fosso riesca ad andare in fuga con un compagno di squadra e riesca a prendere in seconda categoria e loro categorie lì davanti. Speriamo. Ed eccoci qua alla partenza con appunto Van der Fosso davanti. Vi ricordo che dobbiamo anche tentare di difendere la maglia verde di Canter. Allora, cosa facciamo? Intanto mettiamo Van der Fosso a 80 davanti, sperando che non vada indietro, cioè che non ritorni indietro, e poi andiamo a prendere Groschartner, che vorrei che fosse lui, però lo vedo un po' indietrino, vediamo dov'è Craddock. Se Craddock è più avanti va lui, no, in realtà sono i due qua uno a fianco all'altro, quindi Groschartner è un pelo meglio di Craddock in montagna, quindi facciamoglielo fare lui il gregario per il nostro. Però guarda come è passato Craddock. No, serve lui. Guardate dov'è. Decisamente andiamo con Craddock in fuga. E quindi portiamocelo qua avanti. Perfetto, Van der Fosso veloce, Van der Fosso, che gli si è annullato pure l'ordine. E facciamo così: Craddock attacca e il nostro Van der Fosso gli va dietro. Vai, 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 Craddock, vai, forza! Forza, forza, forza! Nel nostro Craddock che porta fuori Van der Fosso nella speranza di riuscire ad andare in fuga con un solo singolo attacco e non doverne fare altri. Bravissimo il nostro Craddock, che ora ovviamente deve mantenere questo sforzo e Van der Fosso non deve collaborare. No, 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 perché 70, vai a 100, che non dobbiamo far rientrare quelli dietro, sennò poi la fuga diventa troppo numerosa e mi dà problemi. Infatti vedete che qua ci sono ancora scatti e controscatti, forse perché siamo in troppi. Non lo so, e infatti sì, eravamo in troppi, eravamo in troppi. Quindi fermiamo un attimo Craddock, ci sono di nuovo altri attacchi. Vediamo di seguire gli attacchi. Diventa una situazione abbastanza difficile questa. Diventa una situazione difficile perché sono in troppi quelli che vogliono andare in fuga, quindi non partiremo mai così. Non partiremo mai. Segui gli attacchi Craddock, segui gli attacchi il nostro Van der Fosso. Dai, 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 Craddock, mi servi anche te. Ok, buono, buono, buono. Ti prego, ti prego. Ti prego. Andiamo. Niente. Non ha da fare ancora, quindi attacca a Craddock e a Van der Fosso, che si portano qua. Il problema è che la fuga tanto non andrà o va. Forse è la volta buona, eh. Attenzione. Mi vedo poco convinti dietro. Decisamente, vai Craddock. Attenzione, forse è la volta buona che andiamo in fuga, eh? Speriamo, speriamo. Sarebbe perfetto così. No, Craddock, no, no, Craddock, devi rimanere con noi. Bravo, Craddock, che dà tutto per il nostro Van der Fosso. E forse ci ritroviamo in fuga, forse. Ti prego, Craddock, ti prego. Non puoi tirare però da solo, eh? 80. Il gruppo però non ci sta lasciando andare, facciamo spendere troppe energie al nostro Craddock, ho paura. Vabbè, direi che possiamo andare al GPM. Mollema si è staccato, buono. Ok, ora ci stanno lasciando andare, finalmente ci stanno lasciando andare, credo. Quindi ci possiamo vedere, ma no, in realtà possiamo andarci insieme al GPM. Purtroppo Craddock, ho paura che per lui non ce ne sia, infatti così è. E ci lascia il nostro Craddock, Kame, lasciamolo rientrare. Sarebbe stato comunque importante averlo qua, non collaborare a questo punto il nostro Van der Fosso. Attenzione, attenzione, non si deve staccare. Bene, bene Van der Fosso, dai, dai, dai. Ci
Ci siamo, è 1,5 km. Andiamo a prendere un pochettino di Jay Brook. Questo è già un grande obiettivo se riusciamo a prenderlo. Ma chi è questo qua? Fare Pantre. Orier fare Pantre. Vuole fare corsa dura. Rischia di mandare un po' in difficoltà il nostro Van der Fosso, che però se riuscisse già a prendere questa seconda categoria sarebbe importante per la valutazione media montagna. Non ricordo se anche per la montagna, però andiamo. Andiamo al nostro Van der Fosso per il primo obiettivo di questo episodio. Grandissimo il nostro Van der Fosso, ci regala sempre emozioni e si va a prendere questi 5 punti e fa l'obiettivo. Buonissimo così e andiamo al prossimo GPM. Siamo nel gruppo con Canter che deve tentare di prenderci gli 8 punti che sarebbero importantissimi per la classifica Pro Cycling a squadre, dove appunto il nostro obiettivo è tentare di sbloccare Criterium e Parigi Nizza per la prossima stagione, quindi entrare nella top 20. E Canter, attenzione, che riesce a prendersi la prima posizione del gruppo, quindi 8 punti buonissimi, buonissimi per il nostro Canter. E ora possiamo andare ai prossimi GPM. E quando siamo a 2,2 km dal GPM, il nostro Van der Fosso fa una fatica bestia per stare qua. Ah, ma ci ha ripreso il gruppo, niente, ci ha ripreso il gruppo. Credo che non riusciremo a prendere questi punti, no, decisamente, perché purtroppo il nostro Van der Fosso crolla. E quindi ci possiamo vedere al traguardo con Schulz. Intanto, per non sapere né leggere né scrivere, quest'Alpe Duez, questo Category, me lo vado a prendere con Canter, un velocista che scollina primo all'Alpe Duez, però già che ce l'avamo tentiamo di prendere punti noi e non lasciarli ai nostri rivali, e ora possiamo veramente andare nel finale di tappa con Schulz. Gli ultimi 5 km di tappa con il nostro Schulz, che rischia tra poco di dover andare su del proprio ritmo, perché vedete la fatica che sta facendo per tentare di tenere il gruppo dei migliori, con addirittura Canter che si è staccato poco fa. Incredibile il nostro velocista che Open Tour sta facendo. Intanto mi è venuto in mente che in quest'ultima salita potremmo far andare più piano il nostro Van der Fosso, in modo che risparmia un pochettino di energia. Purtroppo lo vedete, credo che a breve il nostro Schulz mollerà le ruote del gruppo, speriamo che le molla insieme a qualcun altro, in modo da tentare comunque di entrare nella top 10 di questo Open Tour, che sarebbe buonissimo. Ah, in realtà c'è già, perché siamo in 10 qua davanti. E allora nulla, tocca lasciare la compagnia. Il nostro Schulz deve andare su un po' più regolare per tentare comunque di fare un buon piazzamento. Purtroppo non ne ha per seguire il ritmo che sta imponendo, mi sembra, la GDSR. No, l'UAE. L'UAE, chi è? Polans, penso per Soler, perché in teoria in queste corse ci dovrebbe essere Soler, sì, infatti c'è Soler. Attenzione, è andato in difficoltà Padun, si potrebbe provare a rientrare su di lui e a farci l'ultimo pezzo della salita insieme. Se prendiamo bene questa curva forse riusciamo anche a rientrare su di lui, in realtà no, per poco però, per veramente poco. Allora direi Schulz, ritmo al 60, stiamo andando tutti su praticamente al ritmo al 60, proviamo al 70, ok, ci riaccodiamo qua con Padun e a questo punto gli diamo un po' il cambio, ritmo al 60 sempre per il nostro Schulz, che attenzione perché Padun ci attacca proprio alla fine, noi non rispondiamo per tenerci un briciolo di energia, per dare qualcosa qua in salita, che magari riusciamo a rientrare su Padun, in realtà no, però perdiamo poco, siamo comunque nella top 10 e andiamo per l'ultima tappa, speriamo che il nostro Van der Fosso riesca a fare altri obiettivi. Vince a tappa Champoussin, noi appunto arriviamo decimi con Schulz, siamo appunto decimi in generale, per la Poix Jorgensen è primo, Canter è secondo, il nostro velocista che ha preso l'Alpe d'Huez, però Van der Fosso 8 punti, vediamo se è fattibile per lui provare a recuperare fino alla testa. Intanto Canter si tiene a maglia verde con anche la quinta posizione di Van der Fosso, quindi ho paura che i velocisti poi ci diano problemi in questa tappa, speriamo di no. Sarebbe importante di nuovo metterlo in fuga con qualcun altro e tentare di prendere quel prima e seconda categoria, tipo sarebbe bello partire in due, perché seconda categoria è subito lì, parti in due, metti a tirare a tutta il gregario e sperare di arrivare su quella seconda categoria solo Van der Fosso e il gregario, in modo che così hai i punti assicurati. Vediamo se ci riusciremo e andiamo alla partenza. Ed eccoci qua con Van der Fosso che ha il numero del più combattivo, quindi buono, un'altra classifica che potremmo provare a puntare. Diamo sempre un'occhiata fra
Groschartner e Craddock, chi è il più avanti? Forse di nuovo Craddock, ma di pochissimo, ma veramente di poco, quindi io proverei di nuovo con Groschartner, mentre Van der Fosso a questo punto ritmo al centro in modo che così vada avanti. Dai, spostati Craddock, Zimmermann, via. Buonissimo, perché c'è già Van der Fosso lì. Eccolo qua, Groschartner, perfetto, ci siamo, riprendiamo Van der Fosso e diamo a Groschartner di attaccare. E ci andiamo dietro col nostro Van der Fosso. Ok, speriamo che nessuno venga già in fuga. Se nessuno viene in fuga, peccato, attacca proprio. A me dispiace sempre leggere quel nome per tutto questo gioco. Mi verrà sempre non normale leggere Gruppo Mother. Però è lui che attacca insieme ad altri due, con Gino Mother. Veramente per questo gioco avrò sempre il colpo al cuore quando leggerò quel nome. Purtroppo, se sei appassionato al ciclismo, sentire quelle notizie sono così. È così. Allora, vediamo un po' intanto se la fuga può andare. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe che vada. Purtroppo non è come avevo sperato di trovarmi da solo con il gregario, che in questo caso è Groschartner, ma purtroppo ci ritroviamo in un bel gruppetto. Però lo spunto veloce di Van der Fosso non è male, quindi speriamo in lui. Trattenik però non ci deve mettere in difficoltà, sembrerebbe che può fare un ritmo abbastanza decente. Trattenik rischia di mettere un pochettino in difficoltà Van der Fosso, che deve alzarsi un po' sui pedali, ma se lo fa pure molle, ma sembra giusto che anche Van der Fosso si alzi sui pedali per tenere questo ritmo. Dai, deve rimanere qua. C'è anche Hamilton, mamma mia. Una fuga comunque qualitativamente parlando abbastanza buona. Direi che possiamo andare insieme fino in cima al GPM, poi andiamo più avanti nella corsa, però per ora nessun taglio in cima al GPM. Mamma mia, ci stanno mettendo abbastanza in difficoltà Hamilton, soprattutto ora. Finché la Trattenik ancora, ma se va davanti uno come Hamilton, capite bene che è già una storia differente. Dov'è Groschartner? Ah, è qua dietro, ok. Ah, perché avevo avuto un attimo di paura che si fosse staccato. Mamma mia, ci sta mettendo abbastanza in crisi Hamilton. Ci sta mettendo abbastanza in crisi, lo ammetto. Andiamo a prendere il gel rosso. Vorrei prenderne solo metà, perché poi c'è anche quella prima categoria, che è un altro bello obiettivo di giornata. Diamo di seguire gli attacchi a Groschartner, anche se con quel gel rosso che ha lo vedo difficile per lui seguire degli attacchi. E proviamo a vincerci questo GPM. 500 metri, proviamo. Anche se abbiamo poco gel, occhio alla curva, la fa bene il nostro Van der Fosso. Buono, 5 punti per lui, buonissimo. E altro obiettivo fatto, perché penso che avevamo ancora da prendere un GPM di seconda categoria. E ora ci vediamo al prossimo GPM. E siamo su questa terza categoria, 2 punti per il primo. Dietro non ho ben capito cosa stia succedendo, si è spezzato il gruppo, penso nella mini discesa. Strano, però i nostri sono dentro, che è di nuovo situazione di gruppo compatto. In realtà no, perché c'è Fulsang dietro addirittura. Allora, vediamo se riusciamo a prendere anche questi 2 punti, anche se l'obiettivo grosso per noi è ancora quel prima categoria. Ma il nostro Van der Fosso a questo punto tenta anche per la Poix, ed è giusto che lo faccia. 500 metri, 400, andiamo con Van der Fosso. Occhio, cosa fa? Per un attimo ho pensato che Groschartner voleva rubarci punti, per fortuna non è così, e Van der Fosso riesce a prendersi questi 2 punti. Altro GPM, sempre terza categoria, quindi sempre 2 punti per il primo. Vediamo se il nostro Van der Fosso riesce a ripetersi e prendere anche questi 2 punti. Sono già partiti, un largo anticipo, ed è già anche partito il nostro Groschartner, che non so perché vada a tentare di prenderci punti. Però attenzione, che il nostro Van der Fosso comunque sfrutta le sue doti veloci, risale il gruppo e si va a prendere questi 2 punti, quindi buonissimo così. E andiamo al prossimo GPM. Ed eccoci qua anche su quest'altro terza categoria, pieno di terza categoria questa tappa. Attenzione, sono già partiti ragazzi, sono già partiti qua. Rischiamo di dover solamente
rimanere in gruppo, non perdere le ruote, può essere l'unico obiettivo da fare in questo GPM, però attenzione che si sono un po' piantati, quindi ci proviamo il nostro Van der Fosso, che prima pare in difficoltà, poi sfrutta di nuovo la dote veloce, risale il gruppo e si prende anche questa volta questi due punti. E adesso attenzione, perché abbiamo il vero obiettivo della giornata. Dobbiamo andare su questa prima categoria, speriamo che il nostro Van der Fosso regga. Siamo a 2 km da questa prima categoria, dal vero obiettivo di giornata, però Van der Fosso non ce la fa ragazzi. E in più, notizia brutta della giornata, Schulz è caduto e non riesce neanche più a tenere il ritmo del gruppo, non tanto per le energie, ma proprio per il fatto che non può usare il gel rosso. Grosschart ne si è già fatto riprendere dalla fuga, quindi per questo Open Tour non saremo in classifica generale, ma ho paura che anche questo obiettivo del prima categoria, purtroppo Van der Fosso lo debba lasciare andare, però era giusto provarci. Peccato, purtroppo non ha le energie per riuscire a tentare di prendersi questi punti, veramente peccato, perché eravamo a 1,3 km. Però purtroppo c'è da migliorare, perlomeno già finendo le due tappe di montagna facciamo comunque due obiettivi, perché c'è anche la cosa di finire tappe di montagna, quindi almeno quello. E nulla, non prendiamo neanche un punto, perché si riprendono tutti quei 6 lì davanti. Credo che questa tappa abbia più poco da dirci, forse possiamo prendere qualche punticino al traguardo volante con Van der Fosso, però ora vediamo, forse ci vediamo ancora per il traguardo volante, se no direttamente alle classifiche. Ed eccoci qua, siamo al traguardo volante, proviamo a prendere giusto 9 punti per tentare di fare una discreta classifica anche con il nostro Van der Fosso, perché era un po' rientrato in classifica. Tanto vale provare a prendere questi 9 punti, se riusciamo a piazzarne 2 in top 5, comunque sono punti importanti per la classifica a squadre. E ora, Schulz ci è rientrato, ma ripeto, con la caduta non credo possa fare molto, quindi penso che ci vedremo già alle classifiche e nulla. Allora, vince la tappa Jorgensen, noi arriviamo 17esimi con Schulz, ma ovviamente con la caduta non poteva più usare il gel rosso, era proprio totalmente, cioè non poteva neanche usarne tanto così, era proprio zero per lui di gel rosso, quindi si è staccato subito. E classifica generale che ci vede 11esimi con Schulz, che con la caduta direi che può andare bene. Non so se l'11esimo prende punti, penso di no, penso che il primo a prendere punti è il decimo, peccato non essere riusciti a rientrare, ma quando si ha sfiga è così. Per la maglia poi arriviamo quinti con Canter e sesti con Van der Fosso, che comunque qualche obiettivo l'ha fatto. Puntavamo soprattutto all'or category, a prima categoria delle ultime due tappe, purtroppo non ci siamo riusciti, amen. Vinciamo però la maglia verde, piazziamo Van der Fosso terzo, quindi buonissima la classifica della maglia verde. 12esimi nei giovani con Van der Fosso e nei team sesti, non malissimo. Però vinciamo la classifica combattività con Van der Fosso, che può essere un buon risultato per la resistenza forse. Andiamo a vedere, intanto classifica squadra, siamo 19esimi. Quindi nulla da fare, non sbloccheremo Criterium e Parigi-Nizza, speriamo di sbloccare almeno l'Eurotour, incrociando le dita dovrebbe bastare per l'Eurotour è top 20, speriamo, dovrebbe bastare per entrare in top 20. Vediamo un attimo gli obiettivi che abbiamo fatto, accumula 200 km in fuga solitaria, arriva in prima posizione in cima a una salita a un passo di seconda categoria, ma mi va a migliorare anche la montagna, sì, quindi mi va bene. Abbiamo fatto, vedete, ce ne mancano 3 e prendiamo un altro punto nella montagna, quindi non malissimo. Abbiamo fatto anche finisci tappa di montagna, quindi un altro punticino, siamo ancora indietrissimo, però con calma ci arriviamo. Collinare 71, accelerazione abbiamo migliorata a 74, iniziamo comunque ad essere ben messi dal piano volate, bisognerà ora appunto tentare di crescere nella montagna. Vigore 76, buonissimo. Resistenza 74, dai, tutto sommato non era proprio il risultato sperato, pensavo di andare un po' più su in montagna, però vi dirò, mi reputo abbastanza soddisfatto di questo Open Tour. Ora simuliamo campionato mondiale Lombardia, non mi veniva il nome, lo vince Venepool, quindi Venepool campione del mondo come nella realtà. Continua Lombardia, lo simuliamo in modo da vedere la classifica finale della nostra squadra, sperando di essere almeno nei 20.
E ora lo scopriamo, incrociamo le dita. Ti prego, 19esimo, va benissimo, comunque sblocchiamo un'altra corsa, certo non ne sblocchiamo tante di più che sarebbero state altre due in più, appunto Criterium e Parigi-Nizza, però perlomeno sbloccando l'Eurotour per la prossima stagione siamo quasi sicuri di arrivare in top 18, no ma cazzata! Top 20 è il criterium, no aspettate, sono deficiente, la top 20 è il criterium è del finato, quindi l'abbiamo sbloccati, perdonatemi, io sono rincoglionito, fidatevi, quest'oggi non è stata facile per me perché sono stato in giro tutto il giorno, ero con mia madre in auto, no? Io non ho ancora la patente, abbiamo pure forato, sono stato al caldo, lasciamo perdere, oggi sono un po' rincoglionito. Vi ricordo che io registro la sera prima, quindi per oggi intendo ieri, insomma. No, quindi comunque li abbiamo sbloccati Criterium e Parigi-Nizza, quindi attenzione, li abbiamo sbloccati, perdonatemi, sono io appunto un po' scemo. Quindi ci va benissimo, in realtà ci va benissimo così, anzi gli obiettivi che volevamo, Criterium e Parigi-Nizza, li abbiamo fatti. Quindi potremmo anche ingaggiare qualcuno di migliore per tentare poi nella prossima stagione di entrare in top 18 per sbloccare anche tour e classiche. Quindi attenzione, perché avremo un calendario bello pieno per la prossima stagione. Quindi tante opportunità per Van der Fosso per migliorare in montagna e media montagna, che è lì che ci manca un pochettino. Quindi buono così, direi che per oggi si chiude qua con questo video, cioè con queste due tappe. Ci vediamo, mi raccomando, oggi pomeriggio che andiamo a fare un po' di corse nella carriera manageriale su Pro Cycling Manager. E vi lascio sempre il canale Twitch in descrizione e nulla. Ciao ciao a tutti e a oggi se passate in live o a domani per i video. Ciao ciao!